se li vedi in giro non li riconosci, sono semplicemente persone. Ma qui sono anche soci, sono lavoratori, soci lavoratori, gente che fa parte di una storia lunga 110 anni e che intende farla durare a lungo, questa storia. There's a house built out of stone, wooden floors, walls, and windowsills, tables and chairs worn by all of the dust. This is a place where I don't feel. This is a place where I feel at home. La storia che vi stiamo per raccontare, infatti, è quella di una cooperativa di produzione lavoro. Ieri, 10 anni fa, 50 anni fa, fino ad arrivare al 1899. Il 23 aprile 1899 a Concordia sulla Secchia, in provincia di Modena, si costituisce l'associazione tra gli operai braccianti dell'ex mandamento di Concordia. L'atto costitutivo viene sottoscritto da ben 382 lavoratori. 382 uomini che si uniscono, che mettono insieme le braccia, ma anche l'intelligenza e il cuore. Già nel 1900 la cooperativa, con oltre 1500 uomini, si occupa di lavori di sterro, scavo, bonifica, canalizzazione e costruzione di argini per il contenimento delle acque. È all'inizio del 1911 che i soci capiscono una cosa molto importante. La cooperativa non può riuscire da sola. Decide a questo punto di diventare uno dei membri fondatori della Federazione Provinciale delle cooperative di lavoro della provincia di Modena. Intanto proseguono le attività delle origini. Tra il 22 e il 24 si eseguono i lavori di costruzione di numerosi canali per il consorzio di bonifica Parmigiana Moglia e altre opere per il Genio Civile di Modena. Nel 1925 viene realizzato il piano stradale per la ferrovia Mirandola-Rolo e nel 28 la cooperativa lavora alla costruzione dei canali di irrigazione per il consorzio di bonifica di Burana.
crollo della borsa di Wall Street e la terribile crisi economica del 1929 si diffondono prima nel continente americano, in Europa e in Italia. Nel 1930 anche a Concordia la crisi si fa sentire. Manca il denaro e di conseguenza manca il lavoro. Questo vale anche per la cooperativa che si ricostituisce a settembre del 1934 con solo 23 soci. Nel 1936 l'associazione fra i braccianti cessa di svolgere la propria attività per mancanza di lavoro, ma la cooperativa non si scioglie definitivamente. E con la fine della guerra ricominciano le attività della cooperativa, alla quale vengono assegnati i lavori di scavo del canale Sabbioncello per la derivazione delle acque del Po. Nel 1948 entrava inoltre in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana, che all'articolo 45 recita così: la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura con gli opportuni controlli il carattere e le finalità. Mi chiamo Ciro Castaldo. Mi chiamo Dante Marangoni. Mi chiamo Luca Miselli. Lavoro in CPL da 20 giorni. Mi chiamo Paolo Xella. Mi chiamo Andrea Colinelli. Mi chiamo Matteo Nasi. Sono Alfio Levratti, lavoro in CPL da 20 anni, sono addetto al deposito d'Orizzanti. Mi chiamo Alice Diacci, lavoro in CPL da circa 10 anni. Mi chiamo Elisa Argenti, lavoro in CPL da 15 anni. Io sono Ruggiri Corrado. Mi chiamo Rossi Sergio, lavoro da 18 anni in CPL e sono addetto al deposito d'Orizzanti. Mi chiamo Daniele Diacci, lavoro in CPL da 9 anni. Mi chiamo Giuliana Bighi. Io mi chiamo Gianni Pezzetti. Mi chiamo Paolo Calavotti. Mi chiamo Silvano Tromba, sono 40 anni che lavoro in CPL. Mi chiamo Fabrizio Tondelli, sono in CPL dal 1988, sono il direttore generale operativo. Mi chiamo Davide Cavalli, faccio il meccanico per la CPL già da 3 anni. Sono Sacchi Nicola, lavoro da 9 anni in CPL e sono il capo officina.